piace giocare con le barche. E se fosse quella vera? Siamo a Cannes, davanti al palazzo dove ogni anno si svolge il Festival del Cinema. Qui le dive sfilano su un tappeto rosso. Anche noi abbiamo una nostra diva, ma per lei il tappeto è blu. Tutti conoscono Riva. 174 anni di attività, icona mondiale della nautica di lusso. Ma tutta questa esperienza e tutto questo valore sarebbero vani se non continuassero a costruire le più belle barche del mondo. Questa è Riva Mare. C'è tutta la storia, tutta la maestria del cantiere e poi c'è l'innovazione. Quella stilistica per continuare a essere il brand più ricco di fascino e quella tecnica irrinunciabile per un marchio che sponsorizza la Ferrari in Formula 1. È lungo poco meno di 12 metri, una misura perfetta per affrontare le onde. È largo 3 metri e mezzo, un baglio di proporzione ideale per farsi ammirare anche dall'alto. Linee sinuose disegnano i masconi di prua e le mastre di poppa. Il dritto tagliente è fatto per fendere l'acqua. I fianchi possono essere grigio Londra, il colore maggiormente scelto anche per altri modelli Riva, bianco ghiaccio, elegantissimo, oppure altre tinte della gamma Riva. I fari a prua sono utili, non producono alcun fastidioso riflesso in coperta e sono un segno della tradizione. Il legno scelto per il ponte è il classico mogano lucido. 25 strati di pittura intervallati da carteggiatura per realizzare una superficie protettiva, resistente e a specchio. E per non scivolare, una spruzzata di microsfere che irruvidiscono la superficie. C'è più acciaio del solito per guarnire la coperta. Alcuni dettagli, come il carter della tromba, sono di alluminio cromato. Ci sarà da lavorare parecchio per tenerlo splendente, ma prendersi cura del proprio Riva è un piacere. La stina in mogano con il vessillo Riva è un po' come lo Spirit of Ecstasy, la statuetta che si trova sopra il radiatore della Rolls Royce. A proposito, le griglie di acciaio ci ricordano che qui sotto ci sono i motori, due Volvo Penta da 400 cavalli. Il pozzetto è un abitacolo che protegge, ripara e coccola i suoi ospiti. Divani e poltrone sono morbidi e vi trovano posto tutte le 8 persone trasportabili. Il parabrezza così avvolgente, così lungo, lascia fluire l'aria, ma ne attenua la forza per assaporare con dolcezza il piacere di una corsa sull'acqua. Il tavolo è ovviamente di mogano. Il living viene protetto all'occorrenza con un tendalino a scomparsa a movimento elettroidraulico. Aprendo un cassetto, ecco il set bar per gli aperitivi. I gavoni sono di mogano anche al loro interno. Ma l'area più curiosa è quella poppiera. Oltre ai prendisole c'è un portellone che si ribalta e diventa spiaggetta. È il momento di scendere sotto coperta. Prima però guardatela dall'esterno e provate a immaginare cosa potreste trovare sotto il ponte di prua. C'è molto più di quello che avete immaginato, vero? Angolo cottura, bagno con doccia separata, living convertibile in matrimoniale. In cucina ci sono il lavandino, la piastra di cottura, il frigorifero, l'ice maker e il forno a microonde. I pensili hanno ante rivestite di cuoio. Piatti e bicchieri trovano posto in appositi scomparti e c'è anche la macchina per il caffè, per noi italiani irrinunciabile. Due osteriggi sotto il parabrezza permettono la ventilazione. Il divano nel vertice segue la forma dello scafo e con un piano diventa cuccetta matrimoniale.
Ora, pensate a cosa vorreste avere su questa barca, qui con voi. Oltre a quello che avete immaginato, magari potreste desiderare anche una bottiglia di champagne, ovviamente fresca. Per questo hanno previsto un refrigeratore istantaneo. La cabina è oscurata elettricamente e con lo stesso sistema si apre verso il cielo e, volendo, con una tenda la si ripara dal sole. Siamo pronti ad accendere i motori. C'è il joystick e in modalità docking è così dolce che si manovra in maniera precisissima. Ma potete usare il comando anche in navigazione. Se avessi un grande yacht, probabilmente lo farei pilotare da un comandante. Ma se avessi un Riva, vorrei sempre avere io le mani sul timone. È fantastico. Guardate questa postazione, guardate questo cruscotto. Sì, lo so, il termine nautico è plancia, ma questa sembra una supercar. Pannello in carbonio, rivestimento in tessuto tecnico e tutte le strumentazioni sotto controllo. Questa poi è favolosa. Su questa imbarcazione sono stati installati i più evoluti controlli di assetto. C'è l'auto trim, che regola automaticamente il trim dei piedi pompieri a seconda della situazione, dell'onda, della velocità. Ma lo stesso strumento è in grado di controllare anche gli interceptor, che sono equivalenti ai flap e che servono proprio per trovare il giusto angolo di corsa dello scafo, ma anche per bilanciare lo sbandamento. Se controllare tutti questi strumenti in maniera tradizionale, manuale, vi sembra complicato, non dovete far altro quindi che attivare la funzione Trim Assist e poi dare gas. È raffinata anche nel modo in cui può essere pilotata. In questo momento abbiamo attivato anche lo stabilizzatore giroscopico. Hanno utilizzato questo strumento per renderla stabile alla fonda e anche per migliorare il suo comportamento in navigazione. Riva è diverso in tutto, è qualcosa di speciale in ogni situazione, in ogni momento, anche mentre la guidi. È entrata in planata praticamente da sola. I motori sono a 2500 giri minuto e la velocità è di 20 nodi. Ha una classe talmente elevata che persino nell'affrontare l'onda mi sembra particolarmente elegante. Il comfort su questa barca è portato a dei livelli altissimi. Queste sono le bocchette da cui può uscire l'aria condizionata. Oggi non serve, c'è una brezza ideale. Il mare è stupendo, vale la pena di navigare, soprattutto con Riva Mare. Quando hai una barca di questo tipo, non dici semplicemente ho un motoscafo, non dici semplicemente ho un Riva. Nemmeno ho un Riva Mare, dici ho il Riva Mare numero uno. Non dovete pensare che questa imbarcazione sia però semplicemente dolce, morbida, sensuale nelle sue linee e nel modo di navigare. No, se volete, disattivate il controllo di trazione, tanto per usare un termine automobilistico, e poi vi divertite. Guardate che pieghe! Impressionante, vero? Ha una carena molto profonda, le serve per affrontare meglio possibile le onde. E quando entrate in virata, se volete emozionare i vostri ospiti, potete farlo. La ruota di timone risponde immediatamente. Sembra di essere alla guida di un'auto da corsa, molto reattiva e molto precisa.
Questa imbarcazione è motorizzata con due motori Volvo Penta di 6 da 400 cavalli ed è spinta da quattro eliche. Sì, perché abbiamo i piedi pompieri, ciascuno duo prop. Adesso riattivo l'autotrim e cerchiamo la massima velocità. 34, 35, 37 nodi. Rivamare non è solo un nuovo straordinario modello da collezione, è il segno tangibile che Riva è insuperabile. Anche nel prezzo si parte da 750.000 euro.